meritatamente. Volevo dire un'altra roba, ecco. Non è che io volevo dire, io la gioventù mia ho lavorato sempre in testo vivaio, e quando si tornava la sera, freddo, pioggia, tutto quanto, con la bicicletta, si andava a ballare nelle capanne dei contadini, a piedi, 2 o 3 chilometri, ma chissà quanto pareva ad andarci. A volte piangevi perché tua madre non ci mandava. Stanchi, sposati con me, eppure andavi a ballare. Dì, ci fanno i ragazzi da adesso, vanno a sappare tutto il giorno e poi mandano a ballare a piedi. No, loro vanno solo a ballare. Vanno a ballare, solo a ballare. E poi alle 11, mezzanotte al massimo, a casa. Adesso alle 11, mezzanotte partono. Vedi che differenza da un'età e l'altra. Quindi alla mattina... 7:30. Conti, cioè nel senso, era già a Senigallia, giusto? Non delle campagne, si andava a tagliare vigne, più che altro sul Tirreno dove un vetre. Però ci andavi con la bicicletta? Con la bicicletta, mezza scalasciata. Chilometri? Tanti chilometri. Per andare sul passo del Corinando, quanto saranno? 10? Sì. 8? Sì, e io sono certo, una decina di chilometri sarà. Alla mattina 10 chilometri alla sera. E poi non vedevi l'ora della mia casa perché il carnevale si andava a ballare. Fino a mezzanotte, dalle 8 fino a mezzanotte. Tutta una tirata. Tutta una tirata, e non eri stanchi per niente, quello è il bello. Esatto. Ti invece...